Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in un nuovo vlog. Allora, oggi videovlog emozionante perché ho ricevuto un regalo anticipato. Avevo detto nell'ultimo video che della mia nuova agenda che era la mia ultima agenda, ma non è stato così perché ho ricevuto un regalo veramente inaspettato, non me lo aspettavo. Mio marito mi ha regalato appunto il planner, quello che io amavo, quello che è stato amore a prima vista, quando si suol dire amore a prima vista. Questo è il planner, quello della linea Pop del Lupin. Questo è il top per eccellenza, che adesso vi mostrerò nel suo interno. Questo costa 20 euro, non lo trovate da nessuna parte, è super organizzato. E adesso vi mostrerò appunto come è strutturato al suo interno e non vedo l'ora di organizzarlo insieme a voi. La organizzeremo tutta direttamente senza aspettare la settimana, il giorno, il mese. Faremo un video, anche se sarà lunghissimo, di organizzazione insieme e non vedo l'ora di farlo. Infatti sono emozionata. Bene, adesso vi lascio al video, ma vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale, lasciare un like, un commento e seguitemi nei vari social, tra cui Facebook, TikTok e Instagram. Allora, questa è l'agenda in questione, bella grande, sarà una 5 o una 6, qui non lo specifica, e c'è scritto Good thing will happen, quindi succederanno cose belle. Andiamo ad aprirla insieme con l'elastico, anche questa si presenta con gli anelli, quest'anno questa linea che si chiama Posh Pop ha deciso di mettere gli anelli in tutte le agende, quaderni, block, notes, insomma un po' di tutto. Allora, questa è la pagina dove l'introduzione e qui abbiamo pagine di sticker. 1, 2 e 3. Quindi già da un buon inizio. Qui c'è la pagina iniziale dove qui poi metteremo nome e cognome, numero di telefono e quant'altro. E andiamo subito con il primo divisorio perché, ripeto, inizia ad agosto, quindi anche qui ci saranno tutti i mesi già dettagliati e quindi andremo per ordine. Enjoy the little thing, cioè goditi le piccole cose. Giriamo un po' e subito troviamo questa schermata di eventi speciali 2022-2023. Qui ci sono anche delle pagine senza scritte e qui ci sono i calendari 2022-2023. Qui magari da scrivere appunti o altro. Qui già arriviamo alla prima pagina del divisorio di dicembre, dove appunto c'è un'altra frase, perché ogni divisorio, a quanto ho capito, c'è una scritta importante da tenere all'incirca sempre in mente. Love Everyday, quindi amore per tutti i giorni. E questo è agosto. Vedete, qui c'è la to-do list, il planner che si presenta così come quella dell'anno scorso e poi tutti i mesi. Ovviamente è formata come l'altra agenda dell'anno scorso, quindi sabato e domenica sempre in basso, se sottolineate il rosa, perché il rosa, a quanto ho capito, è il loro punto forte. E poi andiamo subito settembre. Ogni fine mese c'è una pagina bianca a righe vuota da inserire quello che si vuole. Questi mesi vuoti noi non li sprecheremo, sinceramente, perché è un vero peccato. Questa costa 20 euro, 19,99, quindi è un peccato. E andiamo subito nei mesi successivi. Ottobre, la cosa bella è, appunto, come vi dicevo, ci sono i divisori con i mesi e l'anno. Novembre,
Già qui siamo a dicembre. Poi qui già siamo gennaio e così via. Ogni divisorio ha una frase in inglese che poi noi riporteremo in italiano. Avremo questa pazienza di tradurre, magari lo metteremo vicino, oppure di dietro, oppure insomma, tradurremo tutto. Sarà diversa questa gente. Eccola qui. Adoro, ragazzi. Ditemi cosa ne pensate appunto nei vostri commenti. Se amate le agende, i planner, i diari, come la sottoscritta. Giugno è il mio mese perché è il mio compleanno. Questa è una bella frase. Se non ricordo male, dovrebbe essere tipo una cosa: stai calmo, stai serena, stay focused, una cosa del genere. Non badate al mio inglese che è pessimo, fa schifo proprio. E andiamo avanti. Vado veloce perché sennò poi ve la mostrerò quando andrò ad organizzarla. Siamo già a novembre 2023, ragazzi. Eccolo qui. E qui c'è dicembre. Enjoy every moment. E qui c'è dicembre che poi si finisce. Alla fine, dopo tutto l'anno che si è finito di dicembre, ci sono tante, ma tante pagine vuote, a righe ovviamente. Quindi scrivere come è andato appunto l'anno, oppure mettere dei numeri di telefono, email, password, insomma un po' di tutto, che poi andremo ad organizzarle insieme subito, direttamente, senza aspettare settimana, ogni settimana, ogni giorno. No, basta. Farò un video, ovviamente velocizzato, dove organizzeremo tutta l'agenda. Faremo 17 mesi di agenda organizzata, con più o meno le cose da riportare qui. Bene, ragazzi, questo video termina qui. Volevo mostrarvi appunto questa piccola meraviglia, perché per me è una meraviglia. Chi come me ama le agende può capirmi. Bene, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo vlog da Pamela84. Ciao!